Amici di Mass Diving Center, eccoci qua, sempre a EUDI 2022, presso il nostro stand, terzo e ultimo giorno, ma non poteva mancare il classico appuntamento con il nostro Wally. Ciao Wally. Ciao caro. Wally di Scuba Dreamer, quindi il braccio armato di Mass MSC in Egitto, quindi da sempre nostro partner storico, ufficiale, tant'è che non si sa se è nato prima Scuba Dreamer o Mass MSC, ma questo sarà una cosa che lasceremo ai poster, insomma, da decidere, no? Noi siamo nati nel 97. Poi. Va bene, poi decidiamo. Allora, Wally, EUDI 2022, quindi 2 anni dopo, era necessario, perché comunque bisognava trovare un punto d'incontro, sì, per rincontrarsi tutti. Assolutamente sì. Cosa ne pensi di questa edizione di EUDI 2022? Ripeto, un appuntamento necessario, perché comunque dopo 2 anni in ogni caso bisognava farla. Periodo non perfetto, per noi sbagliato, perché arriva un po' in ritardo, però meglio tardi che mai, quindi va bene uguale. Tanta voglia di viaggiare, tanta voglia di venire a trovarci, abbiamo raccolto diverse adesioni, diverse prenotazioni, e quindi dai, molto positivo direi. Allora, ricordiamo un attimino la tua location, quindi Sharm el Sheikh, diving in un hotel, quindi assolutamente vicino, sì, al mare. Siamo in un hotel che si chiama Park Regency, che nasce praticamente dall'ex Hyatt Regency, che stava prima come brand, e questo non declassa il servizio, ma dà sicuramente la possibilità di essere preso a prezzi un pochettino più commerciali rispetto a prima, quindi sicuramente un salto in avanti. Nella baia dei Garden, quindi una location meravigliosa per tutta una serie di situazioni che vanno dai corsi alle immersioni normali, alle notturne, e alla possibilità poi di raggiungere Shark Bay per la destinazione di Tiran, che è proprio vicinissima, quindi ottimo. Poi se si vuole passeggiare e arrivare a Nama Bay non c'è neanche bisogno di muoversi con i mezzi pubblici, perché si può andare tranquillamente a piedi. Ottimo. Ricordiamo poi le due barche, insomma le due barche di proprietà, che è una cosa abbastanza importante mi pare, dove abbiamo un servizio molto particolare dedicato principalmente agli italiani, no? Sì, le barche in realtà sono ancora 3, diciamo che una è andata temporaneamente in prestito, però sono sempre 3 le barche. Una è, diciamo, l'abbiamo lasciata dedicata agli snorkelisti, e 2 sono prettamente per i subacquei. Barca italiana, servizio italiano, defibrillatore a bordo, e poi abbiamo cercato di dare proprio anche un servizio culinario particolarmente italiano. Dà comunque la possibilità poi a tutti i subacquei di non dover mai cambiare la barca in funzione delle disponibilità di Sharpe, che usiamo le nostre. Certo, parliamo anche un attimino rapidamente del punto di imbarco, no? Che è molto, molto VIP, no? Per quello che può sembrare i vecchi ricordi degli imbarchi di Sharpe. Diciamo che finalmente ci si imbarca da un porto che si può giustamente chiamare porto, finalmente. Sì, per quanto riguarda la destinazione di Ras Mohammed, assolutamente sì. Tiran è tutta in evoluzione, perché dalle Sharpe Bay probabilmente sarà operoso ancora per un paio d'anni, dopodiché lì ci sarà una laguna con una logistica meravigliosa, per cui i vecchi miti dei porti privati ormai, diciamo, sono un pochettino obsoleti, ecco. Certo, sì, tra l'altro questo progetto di questa marina dovrebbe anche migliorare proprio anche tutta la zona di Shark Bay, rendendola una zona molto più fruibile anche dal turismo, no? Assolutamente sì. Peraltro noi ci siamo anche chiesti come mai di tutti questi lavori, sia a livello di strade che a livello di porti, e le voci che girano sulla possibilità che Sharm el Sheikh diventi una free zone e che poi venga utilizzata particolarmente da arabi di un certo target, di un certo livello, ci fa ben sperare, perché vorrebbe dire fare il salto di qualità e vedere tutti i nostri sforzi raggiungere un discreto obiettivo.
Una specie di Livigno del Mar Rosso, praticamente. Sì, esatto, una Las Vegas del Mar Rosso. Va bene. Allora, ovviamente adesso per gli italiani si può venire senza nessunissimo problema, sono decaduti tutti i divieti che erano operativi e quindi ci aspettiamo una stagione coi fiocchi. Ci aspettiamo una stagione buona, purtroppo perdiamo la clientela russa e la clientela ucraina per tutte le ragioni che conoscete meglio di me, e questo penalizzerà molti, molti colleghi. Noi, avendo comunque sempre l'80% di clienti italiani, non dovremmo soffrirne più di tanto. Adesso speriamo che non succeda nient'altro di peggio, perché prima la pandemia, poi la guerra. Adesso certo, arrivano gli alieni o cade l'asteroide. Insomma, no, ma io penso che ormai siamo proprio alla ripartenza. Oppure un'altra cosa veramente terribile potrebbe verificarsi sono le tue previsioni calcistiche che si avverano. Lo so, capito. E allora però lì sicuramente avremo delle catastrofi naturali. Va bene. Allora, grazie mille agli amici di Kmas DC. Noi siamo ancora qua in Eudi, quindi ne vedrete ancora delle belle fino a questa sera. Ringraziamo Wally e ci vediamo a Sharm el Sheikh. Grazie mille, Wally. Ciao, caro. Ciao, grazie. Ciao.